È una stagione che è iniziata sotto i migliori auspici. Pensavamo di avere una squadra forte, ben assortita, ma non così forte veramente, perché ha dominato per diverse domeniche. Una grande squadra, un grande gruppo coeso che insieme riesce a fare degli ottimi risultati. Abbiamo ottenuto grandi risultati, siamo in linea con le vittorie dell'anno scorso, io penso che possiamo far bene anche quest'anno. La ZALF Euromobil Désiré Fior è una certezza del ciclismo italiano. Parlare delle vittorie ottenute dalle maglie bianco-rosso-verdi è ormai un'abitudine, ma anche per conquistare ognuno dei 57 traguardi centrati dai ragazzi del patron Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e da Egidio Fior nel corso del 2014 sono servite tutte le qualità di un gruppo costruito guardando al futuro delle due ruote tricolori. Quello spunto bruciante messo in mostra da Nicolas Marini che domenica 16 marzo, dopo appena 4 settimane di gare, ha festeggiato a Treviso il primo poker della stagione, segnando anche il ritorno al successo della ZALF Euromobil Désiré Fior nella gara regina della marca. Un lavoro perfetto del treno orchestrato da Gianni Faresin, Alessandro Bertolini e Luciano Rui lancia lo sprinter bresciano che con una poderosa volata conquista la 99esima popolarissima. È il sigillo che mancava da 10 anni. Nonostante l'infortunio alla pistoia a Fiorano, Nicolas Marini chiuderà il 2014 con 8 successi all'attivo, grazie alle vittorie di San Bernardino, Belricetto, Pianzano, Ceresara, Busseto, Campo Nogara e Vigonza. Il 2 settembre, a Somma Campagna, Daniele Capasin suona la sua 9ª sinfonia vincente. Atleta maturo e carismatico, il trevigiano ha azzeccato la stagione della verità, guadagnandosi a suon di vittorie la considerazione dei team professionistici. Quello scaligero è solo l'ultimo dei suoi successi più belli. Rimangono negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati il suo volo solitario a Casteldario, così come gli sprint che gli hanno consegnato la prima tappa del Giro delle Valli Cuneesi e 2 classiche di assoluto valore del calibro della Parma La Spezia e del Giro dei Tre Ponti di San Donà di Piave. Suoi anche gli acuti di Mareno di Piave, Chiassa Superiore, Campretto e Arcade. Quello di Cicogna è uno dei borghi più suggestivi nel cuore verde della Toscana. Il 13 maggio si corre un immancabile appuntamento del martedì valdarnese e a compiere l'impresa sono 2 attaccanti come Giacomo Berlato e Alessandro Tonelli. La lunga cavalcata a 2 si rivela vincente con il passare dei chilometri e il finale in parata ne è l'epilogo più naturale. Vince Giacomo Berlato, che si era già affermato, sempre in solitaria, a Osteria Grande in provincia di Bologna e si ripeterà in estate a Mura di Molvena, aggiudicandosi il titolo di campione regionale veneto e a fine settembre nell'internazionale Ruota d'Oro di Terra Nuova Bracciolini. Alessandro Tonelli, invece, dopo la brillante vittoria di Mercatale Valdarno, farà propri i traguardi del trofeo Matteotti a Marcialla,
di San Vigilio e Garrufo. Il giorno di Pasquetta per gli appassionati di ciclismo coincide con l'internazionale Giro del Belvedere di Villa di Cordignano. Una sfida per cuori forti, quella che da sempre accende le strade che attraversano le colline del Prosecco. Lunedì 21 aprile è Simone Andreetta a piegare la resistenza del campione nazionale tedesco Silvio Erklotz e ad alzare così le braccia al cielo per regalare il primo successo internazionale alla Zalf Euromobil Desiree Fiori. Lo scalatore trevigiano aveva fatto le prove generali una settimana prima a Longa di Schiavone, aggiudicandosi il Memorial Gerry Gasparotto, e ribadirà la propria supremazia anche a Monte Urano e nella quarta tappa del Giro del Friuli, con arrivo a Castelmonte. Da incorniciare infine il suo bis alla Bassano Monte Grappa. Due vittorie in due edizioni consecutive che lo fanno entrare di diritto nel club dei Grimpeur più promettenti del panorama internazionale. Venerdì 26 settembre a Ponferrada si corrono i campionati del mondo in linea, riservati agli Under 23. Due delle cinque maglie azzurre presenti in gruppo nella competizione più importante dell'intera stagione sono indossate da atleti della Zalf Euromobil Desiree Fiori. Si tratta di Federico Zurlo e Gianni Moscon, due talenti molto promettenti con il pedigree dei fuoriclasse. È questa la dolce chiusura di una stagione travagliata per Federico Zurlo, a segno solo sui circuiti di Castello Roganzuolo e Calvatone, ma grande protagonista in tutti gli appuntamenti internazionali. Per Gianni Mosconi, invece, quella di Ponferrada è la consacrazione dopo la rivelazione vissuta in primavera nel Frare De Nardi di Vittorio Veneto. Se quella caduta a pochi chilometri dal termine della gara, iridata, lascia ancora spazio a non pochi rimpianti, il successo ottenuto una settimana più tardi al piccolo Giro di Lombardia, al cospetto dei più forti atleti provenienti da tutte le parti del mondo, è una conferma che non passa certo inosservata. Martedì 7 ottobre, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'annata agonistica, Andrea Toniatti dimostra di non temere il confronto. A San Daniele del Friuli, nell'ultima grande classica del calendario italiano, il trentino fa sfoggio di tutte le proprie qualità vincendo a mani basse e facendo sembrare tutto sin troppo facile. Era accaduto lo stesso in primavera a Castelfidardo, in estate a Felino, dove nel 2013 con il proprio lavoro aveva propiziato il successo tricolore di Andrea Zordan e a Sona, su di un traguardo amico che lo aveva già premiato nel 2012. La somma delle doti personali non bastano per costruire una buona squadra. È l'affiatamento a renderla pressoché imbattibile. Lo sanno bene tutti gli elementi della Zalf Euromobil Desiree Fiori. Uomini che hanno costituito l'ossatura di un team vincente e che in più occasioni hanno raccolto diverse soddisfazioni personali. Dei 21 elementi in rosa, nel 2014 ben 17 sono andati a segno almeno una volta. È il caso di Andrea Garosio, che alla Coppa d'Inverno ha raccolto l'ultimo successo stagionale, ma anche del giovane Simone Velasco, che si è aggiudicato la Bolghera di Trento e la Coppa Primo Maggio di Stagno Lombardo. Di Eugert Zupa, vincitore a Reda, San Donà di Piave e Scomigo. Di Nicola Toffali, primo a Cittadella, Brugnera, Custoza e San Vito al Tagliamento. Di Gianluca Milani, che con esperienza ha fatto propri gli allori del Memorial Denis Zanette e del Giro del Montalbano, e ancora di Leonardo Basso, Davide Gomirato e Seyd Liste. Velocità, tenacia, coraggio, forza, classe, determinazione e spirito di gruppo. Sono questi alcuni dei valori che da sempre caratterizzano la grande famiglia della Zalf Euromobil Desiree Fiori. Valori presenti anche nella rosa, che dopo i primi mesi di preparazione si accinge ad affrontare la stagione 2015. L'obiettivo, ancora una volta, sarà quello di pedalare tenendo fede alla tradizione di un team nato per guardare al futuro.